Gli agrigentini vedono la speranza, cioè cambia il countdown, per ora abbiamo avuto quello che ha segnato il tempo della chiusura del monumento e adesso riparte un altro countdown, che è quello, come è stato detto, della speranza, cioè della riapertura del monumento, del simbolo identitario della nostra città. Simbolo identitario che ci ha fatto anche penare diverse notti, lo dico e lo confesso pubblicamente. Nel mese di novembre qualche notte l'abbiamo persa per le preoccupazioni che ci sono state, a volte per della corrispondenza che poi è stata cambiata in corso d'opera da parte di alcuni enti, e però oggi per noi è una giornata buona, una giornata in cui finalmente possiamo segnare il tempo della rinascita del monumento. Gli interventi prevedono l'utilizzo di catene, in che maniera? Ma le catene verranno poste dentro delle guaine? E dentro queste, quindi queste catene, correranno queste catene e verranno ammorsate all'estremità. Queste catene sono in questo modo, siccome sono scorrevoli dentro queste guaine, sono controllabili, nel senso che io posso immaginare di tirantarle, cioè di tenderle. Questo comporta un ammorsamento dei muri dove queste catene sono messe, facendo sì che la distanza tra i muri rimane inalterata. Quindi io posso controllare tirantando di più, se io vedo che i muri si allontanano tiranto di più e li blocco. Quando riesco a bloccarla, alla fine posso dire il malato si è salvato. E perché è un malato? La Chiesa è un malato, bisogna curarlo, non si può immaginare di farlo diventare giovane, quindi bisogna curarlo, non si può pensare che con le catene si ripristina la configurazione iniziale, quello non ci possiamo riuscire mai. Possiamo solo mantenere la configurazione attuale, quello sì. Seguiranno poi in un secondo momento gli interventi sulla collina? Sulla collina non è compito mio, però nel minuto in cui si mette in sicurezza la cattedrale quei lavori potranno essere eseguiti. I tempi di questo lavoro della cattedrale sono previste, io ne avevo previsto 400, l'impresa ha fatto un'offerta a 315 giorni, loro ritengono di farcela per la loro organizzazione.